Ciao belli, bentornati nel mio canale. Io sono Amal e oggi mi vergogno di me stessa perché sono 7 giorni che non lavo i capelli e quindi sono diventati effetto colla, ma hanno una forma oramai unica e quindi direi che è la giornata di lavare i capelli e quindi Eccomi, ho lavato i capelli. Oggi invece voglio fare con voi un styling con la vasellina mescolandola con un prodotto per i capelli ricci per fare il styling. Vediamo il risultato fine video, come sta, se stanno bene, stanno male, se l'effetto è bello, se l'effetto è duraturo, perché l'ultima volta vi lascio il video qua sopra che ho utilizzato solo esclusivamente la vasellina, ho avuto veramente un risultato spettacolare e mi è piaciuto tantissimo. Adesso l'ho miscelata con Lola Cosmetics, è un prodotto meraviglioso per i capelli ricci perché no, assolutamente non idrata troppo i capelli, nel senso ci dà volume. Questa marca qua io di solito la uso di estate perché è molto più facile da applicare e soprattutto non unge i capelli, gli dà una leggerezza e definizione. Adoro tanto questo prodotto che lo applico dalla punta alla radice perché non impesantisce assolutamente. E invece con la vasellina io la applico solamente di normale a metà capelli, quindi non la metto mai nella radice, la metto solamente nella punta. Ma l'ultimo video veramente l'ho applicata dappertutto e mi è piaciuta tantissimo. Adesso vado a mettere un po' di Crazy Color per dare un pochettino di colore ai miei capelli, che a me piace darle quel tocco di rosso riflesso. Come vedete, i miei capelli si seccano in una maniera super veloce, però bagnandoli, quando facciamo il styling, la cosa importantissima è che più importante del prodotto che utilizziamo è il fatto che i capelli devono essere assolutamente strabagnati, perché più bagnati i capelli, più definizione possiamo avere sui capelli lisci, più possibilità di fargli un bel lavoro, un bel styling. Come vedete, io vado con il mio Crazy Color, ma in frattempo nel video voglio raccontarvi un po', perché c'è una ragazza che mi segue che si chiama Marina, una ragazza dolcissima, meravigliosa. Mi ha chiesto di raccontarle un po' della vita qua a Valencia. Dunque, io vivo qua da circa 6 anni e mezzo. Mi sono trasferita perché ho aperto la mia caffetteria qua a Valencia, l'ho chiusa, anzi ho venduto nel 2019. Sono veramente stata molto contenta perché è un lavoro veramente duro, io facevo tantissime ore dentro. A Valencia non avevo visto assolutamente nulla, lo sto scoprendo negli ultimi 2 anni. E quindi niente, adesso divido i capelli e comincio col mio styling. Nel frattempo vi racconto un po'. Allora, io sono venuta con mio fidanzato storico, 10 anni che siamo stati insieme, mi sono lasciata, lui è tornato in Italia, io ho deciso di rimanere qua a Valencia perché comunque ci tenevo, volevo proprio scoprirla. Dunque, dal mio punto di vista personale, non è una verità assoluta, ma dalla mia esperienza, adesso vado ad applicare il prodotto che ho miscelato e comincio col styling. Ok, io do la possibilità a questo pettine perché già l'altra volta non è che mi è piaciuto molto, però gli voglio dare un'altra occasione. Ho cercato di rullarlo come faccio con il Denmon, però non è che mi sta dando delle soddisfazioni. Comunque, vi racconto, Valencia è una città bellissima, perché c'è il mare, c'è la montagna, c'è un rio meraviglioso al centro che sono 8 km di giardino grande. Valencia offre qualità di vita, tanta qualità di vita, nel senso se volete andare a fare surf, se volete andare a fare senderismo, se volete nuotare, se volete la vita attiva, discoteche, pub, divertimento, sport, teatro, musica, c'è di tutto. Sulla qualità di vita c'è veramente tanto da offrire, se tu ovviamente sei una persona che gli piace questo genere di cose, non sei una persona sedentaria.
Per quanto riguarda il lavoro, dipende dal lavoro che cercate, se trova, ad esempio nel mondo della ristorazione, cioè avete lavoro quanto volete, c'è il cameriere, cuoco, pizzaiolo, ce n'è quante ne volete, cioè, ne offre tanto. L'unica differenza che ovviamente pagano decisamente meno che in Italia, sfruttano tanto. Io non so da dove arriva ogni persona, io arrivo dal Lago Maggiore che alla fine dei conti la paga è buona, le extra si pagano, i diritti del lavoratore ci sono, qua di meno, perché nel senso anche se hai un contratto indeterminato, il tuo capo ti può licenziare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda la vita sociale, io non posso dire tanto perché io e i miei amici sono tutte persone internazionali, francesi, italiani, e quello è il vantaggio di qua, che conosci gente di tutto il mondo, italiani, inglesi, conosci gente, diversa, perché comunque Valencia offre le cose che offre una città grande, però comunque è piccola. Il costo della vita è aumentato tanto, è aumentato più del 40% confronto al 2015-2016 che sono arrivata io. Prima gli affitti con 300-400 euro li trovavi la casa, adesso sotto il 700 euro è impossibile, a parte che è molto difficile che ti danno il contratto per la casa perché preferiscono una coppia piuttosto che una persona singola. Conosco tanti che condividono o dividono l'appartamento per questione di risparmio. Anche qua la benzina è aumentata, la spesa è aumentata, però non credo che è aumentata quanto in Italia. Ovviamente se una persona che arriva da Milano, da Roma, viene qua, trova il paradiso. Una persona che viene dal Lago Maggiore, che comunque la vita non è così tanto cara, la trova un po' così. Quindi i vantaggi che ci sono qua è la qualità di vita, c'è tanta qualità di vita. Per quanto riguarda gli spagnoli, i valenziani, sono persone aggradabili, sono persone amichevoli. È complicato. Su questa parte qua è molto soggettiva, è molto complicata. Io, ad esempio, non riesco a restaurare dei rapporti solidati con le persone qua. Per chi vuole venire a cercare l'amore a Valencia, rimanete in Italia, perché qua, ciao, questo qua devo fare un video specifico per parlarvi di questo argomento. È molto molto complicato perché viva l'uomo italiano, assolutamente, viva l'uomo italiano perché è super cavalleroso, super attento. L'uomo italiano è un altro mondo, vi dico la verità. Se cercate l'uomo latino, difficile che trovate un spagnolo. Ci sono, per carità di Dio, non voglio generalizzare. Però è molto complicato. Se vi interessa questo argomento, me lo dite, posso parlarvi nel prossimo video. Come vedete, questo pettine ho smesso di rullare, ho deciso di pettinare solamente i capelli con questo pettine qua, che purtroppo non mi sta dando queste grandi soddisfazioni. Quindi, un consiglio: se volete spendere qualche soldino per un pettine, prendete il Denmon, prendete il rotondino e il marocchino classico. Semplice, o prendete il flexi brush che per il momento non è per niente male perché dà soddisfazione, nel senso se volete un bel volume, avete una uscita, una serata, volete dei capelli wow, il flexi brush. Adesso vado, ho passato col crunch i capelli, adesso vado a separarli con un poco di rock and roll. Separo, faccio vedere il risultato dei ricci. Il colore è diventato bellissimo.
persone che mi vedono, quasi tutti mi dicono che c'è un bel colore, anche se a me piace più il rosso. Fuoco. Guardate che belli che sono. Comunque la bellezza di riccio si vede sempre al secondo giorno. A me piacciono, anche se comunque anche se ho fatto il tentativo con questo pettine qua, non è che mi piace molto, purtroppo, cioè non mi piace tanto, purtroppo, questo pettine. Lo volevo dare una seconda possibilità, ma guardate qua. Guarda come sono i capelli, non sono proprio il massimo. Anche se qua sotto, perché ho messo un bel po' di vasellina, sono belli. Questa parte qua la devo rifare, la rifarò domani. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao e buona giornata a tutti.